Direi che è l'occasione per dire che siamo davanti a una nuova interpretazione, un nuovo approccio che ci parla sempre più del mondo digitale, abbandonando e lasciando alla storia tutto quello che è l'analogico. Coccolare il turista, informarlo e non stressarlo, e soprattutto dare le informazioni utili per non disperdere i suoi tempi nella visita del territorio, e poi alla fine anche presentare le eccellenze, quelle che magari non, i grandi circuiti non conoscono, che tu puoi comunque comunicare al turista. È un Veneto sempre più anche sostenibile, vero? Ma sì, questa è una sfida che non abbiamo sposato dal primo giorno, che è quella di pensare che questo Veneto sia assolutamente rispettoso dell'ambiente fino in fondo, e questo lo facciamo a 360 gradi.